store. Amici di Android Blog, siamo dallo store Nokia del Mobile World Congress, subito dopo la presentazione dei nuovi terminali. Siamo in compagnia di Nokia X. Nokia X è un nuovo prodotto della gamma Nokia che si basa su Android AOSP profondamente personalizzato e da Nokia, e Nokia ha mutuato dall'esperienza Windows Phone l'interfaccia, che è a tile modificabile, e che praticamente il telefono, questo è il modello Nokia X. Abbiamo poi hanno presentato poi anche il Nokia X più e il Nokia XL. Tra Nokia X e Nokia X più cambia la possibilità della memoria espandibile, l'XL invece ha un display più ampio da 5 pollici. E le possibilità date da questa fusione tra Nokia e Android sono relative alla possibilità di installare, oltre dallo store Nokia classico, anche gli APK di Android, ampliando così notevolmente il parco applicazioni che è disponibile per questi nuovi terminali. Vediamo nel dettaglio le informazioni di menu, come sono fatti. Il setting ricorda in effetti quello di Android, ma non vi sono riferimenti alla casa di Google, neanche a livello di applicazioni preinstallate. Non abbiamo né i Play Store nessun'altra applicazione di Google. Siamo riusciti a scoprire anche le caratteristiche hardware di questo Nokia X. Scusate per un antitaccheggio che è partito, non è colpa nostra. Le caratteristiche sono un display da 4 pollici con risoluzione WVGA. Il processore è da 1 GHz, dual core Snapdragon, e 512 MB di RAM. Abbiamo inoltre 4 GB di memoria interna sull'X, espandibili sull'X Plus. E la fotocamera da 5 megapixel. La batteria inoltre è da 1500 mAh. Andiamo a vedere nel dettaglio la forma di questo Nokia X, che si tiene decisamente bene in mano. Da questo lato non abbiamo nessun tipo di tasto, posteriormente abbiamo la fotocamera posteriore e lo speaker dell'altoparlante. Nel lato destro abbiamo il bilanciere del volume, il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, superiormente il jack delle cuffie, inferiormente, oltre all'unico tasto back non a display ma sulla scocca, abbiamo probabilmente anche il foro del microfono. E il prezzo parte da 89 euro. Per questo nuovo Nokia decisamente interessante. E per Android Blog un saluto da Alessio.